Mister, siamo qua proprio davanti alla tua area tecnica. Raccontaci un po' da qua che partita hai visto oggi. Una gran partita, un po' perché avevamo preparato la gara sotto certi aspetti, poi per infortuni abbiamo dovuto cambiare modulo in base anche all'età, quindi c'è stato un po' di evoluzione, però nonostante ciò i ragazzi hanno interpretato subito bene la partita. Devo fargli solo i complimenti, ecco. Mi dispiace un po' per i primi 20 minuti iniziali dove siamo stati bassi, non abbiamo mai cercato di andare in avanti, a contenere comunque un Crema che, pur essendo l'inferiorità di un uomo, i primi 20 minuti del secondo tempo hanno cercato di fare, creare e ci hanno messo veramente sotto. Ultima cosa, se non si chiudono le partite, poi si rischia fino alla fine, si inizia a aver paura e bisogna chiuderle perché comunque le occasioni abbiamo avute, parvulo portiere, sfortuna nostra, al palo, il salvataggio sulla linea, però bisogna chiuderle per non correre poi rischi finali e non bisogna aver paura, ecco. Hai già accennato tu al fatto che per motivi di infortunio hai dovuto cambiare il sistema di gioco, passare ancora 4 come settimana scorsa. Hai detto che sei soddisfatto, è anche un segno della squadra che sa subito adattarsi alle difficoltà e reagire. Sì, esatto, perché comunque essendo una squadra molto giovane ha saputo stare a certi tratti compatta, ad aiutare l'uno con l'altro, aiutarsi l'uno con l'altro, a soffrire anche, perché questo campionato ci sarà da soffrire. E penso che poi alla fine, ecco, il risultato sia giusto, ecco, a prescindere dall'inferiorità numerica di un uomo e due. Poi nel finale del Crema, ecco. Successo a noi la settimana scorsa, è successo loro questa domenica, però guardo la prestazione, i 3 punti, e sono contento per i ragazzi per questo e per la prestazione. C'è infine anche la nota positiva, oltre alla vittoria, del rientro di Bettoni. Sì, il rientro di Bettoni era un mese che era fuori, comunque è entrato mezz'ora alla fine, ha dato serenità, esperienza, ripeto, un gruppo giovane, e sicuramente anche il supporto è stato fondamentale per arrivare a questi 3 punti.